sia lodato Gesù Cristo. Domenica delle Palme. Oggi riviviamo la gioia della gente di Gerusalemme che accolse Gesù gridando: benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna al figlio di Davide, osanna al nostro re. Però nell'entusiasmo di quel giorno pochi notarono un fatto fondamentale: Gesù entrava in città non cavalcando un cavallo superbo come facevano i re, ma cavalcando un umile e mansueto asinello, come aveva profetizzato Zaccaria molti secoli prima. Il profeta infatti aveva annunciato: esulta grandemente figlia di Sion, giubila figlia di Gerusalemme, ecco a te viene il tuo re, egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asinello. Notate, vittorioso e umile. Certamente Dio regna e nessuno potrà togliere il trono a Dio. Certamente Dio trionferà su ogni cattiveria umana e su ogni orgoglio umano e nessuno potrà fermarlo. Certamente la vittoria su ogni espressione del male spetta a Dio e nessuno potrà togliergli questa vittoria. Però ecco la grande domanda: come e dove vince Dio? Con quale forza Dio affronta il male e lo sconfigge? Qui sta tutta la novità cristiana. Per capirla osserviamo attentamente il comportamento di Gesù. Gesù respinge Satana quando Satana gli propone la strada del potere, la strada della forza, la strada dell'orgoglio per conquistare il mondo. La risposta di Gesù è netta: va via Satana, perché Dio non vince così. Gesù ugualmente fugge quando, dopo la moltiplicazione dei pani, la folla si entusiasmò e lo cercava per proclamarlo re. Gesù non cavalca l'entusiasmo superficiale della folla. Dio non vince così. Non vince come i fasulli potenti di questo mondo. Gesù infine rimprovera severamente Pietro quando egli tenta di distoglierlo dalla strada che va a Gerusalemme, la strada che va verso il Calvario, la strada che va verso la croce, cioè verso il gesto supremo dell'amore. Dio infatti vince così. È impressionante, ma questo è il cuore del cristianesimo. Dio vince quando può collocare dentro la perversa trama dei nostri odi e delle nostre cattiverie un atto di amore, perché l'amore è la forza di Dio, l'amore è l'onnipotenza di Dio. Afferriamo subito questa inaudita notizia che per noi deve diventare norma di vita. Gesù con la sua passione ci ha insegnato che la grande forza che può cambiare il mondo è la bontà. Il vero forte, pertanto, è l'uomo buono. Il vero forte è colui che ha vinto la violenza e l'orgoglio dentro di sé. Sì, il vero forte è colui che ha soggiogato il grande nemico dell'uomo, che è l'orgoglio. Il vero forte è colui che perdona e non colui che si vendica. Il vero forte è colui che dà la vita e non colui che la toglie. E noi siamo certi che la storia va verso il trionfo finale dei buoni, dei miti, dei puri di cuore, dei misericordiosi, perché questa è la via trionfale percorsa da Gesù e noi vogliamo percorrerla con Lui. Non è facile, non è semplice, perché l'incredulità sempre riaffiora dentro di noi come una tentazione che ci contrappone alla via di Dio. Riferisce l'Evangelista Luca che a Gerusalemme, il giorno delle Palme, alcuni farisei che assistevano all'entusiasmo della folla e sentivano il grido di coloro che acclamavano Gesù come re, costoro si rivolsero a Gesù con una certa stizza e gli dissero: maestro, rimprovera i tuoi discepoli, cioè impedisci che ti chiamino re. Non avevano capito niente delle scelte di Dio, non avevano capito niente soprattutto riguardo alla via della regalità di Gesù. E Gesù risponde con queste parole: vi dico che se costoro taceranno, grideranno le pietre. In quel momento forse nessuno capì il senso delle parole di Gesù, ma oggi, se andate a Gerusalemme, potete vedere le pietre del Tempio distrutto, come aveva predetto Gesù. Quelle pietre gridano e dicono a chi vuol sentire che ogni parola di Gesù è vera e avrà puntuale compimento.
sulla soglia della Settimana Santa, con tutto il nostro cuore preghiamo e diciamo: Signore, aumenta la nostra fede. E illuminati dalla fede, prepariamoci a ripercorrere la più grande e decisiva settimana della storia umana, la settimana che ricorda il più grande gesto di amore, la crocifissione, e di conseguenza ricorda la vittoria della risurrezione che sboccia dal gesto dell'amore che Gesù ha detto sulla croce. Prepariamo il nostro cuore per accogliere questa grande lezione di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.